Confermati a ICAR, il congresso sull'AIDS e la ricerca antivirale, i vantaggi della terapia a lunga durata d'azione per il controllo dell'HIV. L'associazione di due farmaci, cabotegravir e rilpivirina, somministrata ogni due mesi, elimina la necessità di assumere quotidianamente una terapia antivirale contro il virus, con notevoli vantaggi per quanto riguarda la qualità di vita dei pazienti. L'attuale terapia antiretrovirale ha garantito alle persone che vivono con HIV una vita, diciamo, normalizzata, nel senso che raggiungono viremia negativa, quindi la non contagiosità, e hanno relativamente pochi effetti collaterali dalle attuali terapie moderne. Il problema è che comunque prendere una pastiglia tutti i giorni in alcuni ambiti può dare dei disagi, può dare un po' di paura, soprattutto nelle persone molto giovani che magari convivono con gente che non sa che loro hanno l'infezione da HIV, oppure c'è una sorta di memoria ogni volta che prendi la pastiglia della malattia. Quindi le terapie long acting possono, e questo è già stato dimostrato dagli studi clinici attualmente in corso, possono garantire una migliore qualità di vita in questo setting. La rivoluzione a cui stiamo assistendo è che non ci sarà più, diciamo, la necessità per tutti i pazienti, ovviamente, di un'assunzione quotidiana di compresse, anche se i regimi che abbiamo oggi sono molto semplici, molti consistono di un'unica compressa in cui sono coformulati vari principi attivi. Ma per la prima volta entra nella terapia antivirale il concetto di long acting, cioè di farmaci che hanno un lento rilascio, che vengono somministrati per iniezioni intramuscolari e hanno un'azione che dura due mesi, quindi devono essere somministrati, diciamo, solamente sei volte l'anno, e questo è un cambiamento radicale.